mi rivolgo a tutti i giovani, prendete le armi perché bisogna combattere. Il paese ha bisogno di voi, l'arte ha bisogno di voi. Io mi iscriverei al liceo artistico per conoscere, perché prima di essere musicisti si è sempre ascoltatori, prima di essere artisti si ha il dovere e la necessità di essere ammiratori. Ciao, buongiorno a tutti gli amici e ragazzi che mi hanno conosciuto al liceo artistico Nicola Garrone di Barletta. Ciao ragazze e ragazzi, sono Rossella Tempesta, sono una poeta e scrittrice. L'Italia è l'unico paese dove mi capita di andare in giro quando mi chiedono che lavoro fai, Arianna? E io rispondo l'artista, vabbè, ma che lavoro fai? L'Italia, che paradossalmente è il paese con maggiori opere d'arte, ecco, non considera più l'arte un lavoro dignitoso, un lavoro importante. Perché? Beh, i motivi secondo me sono due. Il primo è che le persone che ci governano ignorano l'arte. Non c'è niente di male, però ecco, bisogna dirlo. Il secondo motivo è che l'arte, nel momento in cui viene attivata, nel momento in cui viene fatta, è pericolosa perché crea cose. Sono stata ospite del liceo artistico Nicola Garrone di Barletta in due occasioni, nel 2016 per la notte bianca del liceo e nel 2017 per il maggio dei libri. E i ragazzi del liceo artistico hanno creato questo bellissimo manifesto che vedete alle mie spalle. È stata un'esperienza bellissima stare tra quegli studenti creativi, artisti, tra quegli insegnanti pieni di stimoli, veramente interessati a quello che fanno. Sono stata tra i corridoi della vostra scuola, si è respirata un'aria meravigliosa, eravate pieni, pieni di energia. È una scuola dove c'è l'interdisciplinarità costante tra le discipline, i professori hanno voglia di dialogare, i ragazzi hanno voglia di correre tra i corridoi per raccontare storie e condividere progetti diversi. Poi mi iscriverei al liceo artistico perché credo sia una grandissima e rara opportunità di sperimentare e di farlo soprattutto in collettività e guidati. Quindi io credo che poi sperimentare, conoscere, condividere siano le chiavi per diventare poi artisti, cioè per trovare poi dentro di sé quella materia unica e personale, dopo tanti tanti giri, quella cosa che è tua e che può diventare, poi può essere trasformata in una materia da offrire agli altri. Dissente, perché crea punti di vista diversi, perché è una forma di ribellione. Quindi, se anche voi amate la ribellione, fatevi un giro all'Istituto Artistico Garrone e troverete un liceo che quasi vi starà antipatico perché vi farà venire voglia di studiare, che è una cosa assurda, lo so che può sembrare assurdo, ma soprattutto perché l'arte ha bisogno di voi ed è importante. Soltanto voi potete cambiare le cose. Noi siamo vecchi, non possiamo più. L'arte deve tornare ai primi posti in Italia. E Io, se potessi scegliere adesso, mi iscriverei al liceo artistico Nicola Garrone di Barletta. Già stare nei suoi corridoi sembra di stare in un museo di arte contemporanea. E poi c'è la letteratura, c'è la musica, c'è l'arte, perché ricordate che è un liceo, quindi le materie umanistiche non sono trascurate affatto. sembrava di essere in un museo, sembrava di essere dove lavoro anch'io, in un museo, quindi è stata un'esperienza meravigliosa. Vi consiglio assolutamente di iscrivervi ad un liceo artistico perché vi apre la mente. E diceva Achille Castiglioni, mio papà, se non siete curiosi, lasciate perdere, se non vi interessano gli altri e ciò che fate. Il mestiere del designer non è un mestiere per voi. per fare questo bisogna studiarla. Perché ricordate che siamo tutti multipotenziali. Auguri per il nuovo anno e spero per voi che vi iscriviate al liceo artistico Nicola Garrone di Barletta perché sarà una bellissima esperienza. Ciao da Rossella Tempesta. Siete curiosi. Ciao. Vi aspettiamo al Garrone.